questo racconto, di questo che viene chiamato in genere il giovane ricco, che vuole entrare nel regno dei cieli però senza lasciare le ricchezze terrene, e fa dire al Signore due volte quanto è difficile che entri un ricco nel regno dei cieli, quanto è difficile conquistare il regno di Dio, entrare. Poi questo esempio: è più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che un ricco entri nel regno di Dio. E tutto questo ci riporta alla realtà della difficoltà del regno di Dio e della necessità del distacco dalle ricchezze, dalle certezze terrene, perché queste ci danno quella falsa sicurezza che ci mette in realtà fuori dalla fede, dalla fiducia in Dio. Non ci fa guardare al cielo, ma ci fa guardare sempre la terra, per cui è difficile staccarsi. Il regno di Dio è per coloro che lo desiderano. Si desidera sentendo la mancanza di qualche cosa, ma se io non avverto la mancanza perché mi riempio delle cose che ho, difficilmente dunque al momento in cui avrò il passaggio da fare posso entrare, perché lì non ho desiderio di entrare, non l'ho avuto. Mi troverò nella condizione di non avere nulla alle spalle, solo quella condizione, allora per opportunismo, necessità, vorrei entrare. Ma il regno dei cieli è proprio una questione di sincerità di cuore, ciò che si vuole nel profondo. O si vuole Dio o si vuole altro. Non si possono servire due padroni, dice Gesù, o Dio o Mammona, che è il Dio del potere, del denaro, queste cose qui. O si odierà l'uno e si amerà l'altro, ma non si possono servire tutte e due. A questa parte così evidente del discorso di Gesù, a cui noi forse non vorremmo neanche troppo guardare, perché anche se non siamo ricchi siamo sempre un po' troppo legati alle cose della terra, c'è una seconda parte che è inquietante anch'esso, ma inquietante in senso più positivo. Essi stupiti, gli apostoli, i discepoli, dicevano tra loro: chi può essere salvato? Ricordiamo che nella concezione dell'antico Israele colui che era ricco era benedetto da Dio, quindi chi era povero era un maledetto. Gesù invece si fa povero per diventare esempio che la via del cielo è la povertà di spirito e materiale, che aiuta quella di spirito. Chi può dunque essere salvato? Se è così difficile anche per un ricco, se per uno che sa, possiede, conosce, è istruito, tutte queste cose, chi dunque si salva? Pensate che i pastori erano considerati maledetti, però necessari, perché lavoravano tutti i santi giorni dell'anno, senza un giorno di sosta, e quindi erano nel peccato perché non santificavano il sabato, il settimo giorno. Gesù, guardandoli in faccia, disse: impossibile agli uomini, ma non a Dio, perché tutto è possibile a Dio. Rimane misterioso il come, ma Gesù ci dice: c'è una via anche in quello che umanamente è impossibile. Anche il cuore attaccato, abbarbicato alla terra, alla ricchezza, al potere di questa terra, anche quel cuore lì può essere che arrivi una grazia particolare di Dio e lo cambi all'ultimo momento, quando è faccia a faccia. Creda sincero e possibile il suo desiderio di Dio, che gli faccia comprendere d'un colpo che Dio è necessario ed è l'unico bene che ha. Ricordiamo sempre che una delle cose che si è sempre predicato nella Chiesa è cercare di evitare l'impenitenza finale, cioè essere impenitenti fino alla fine, ma di avere almeno il tempo, il modo di pentirsi all'ultimo momento. Ci sarà della purificazione da fare, che si chiama purgatorio, ma l'anima è salva perché vuole Dio e non lo vuole vedere prima di essere purificato. C'era un bellissimo racconto, Chesterton famoso, dove si ritrova il sacerdote nel punto di morte di un uomo che era stato con lui commilitone durante la prima guerra mondiale, ma poi questo aveva proseguito come sacerdote, l'altro invece era diventato il beone, l'ubriacone, l'uomo di malaffare, e dice: ma io non mi pento. E allora il prete gli dice: pentiti almeno di non pentirti, come dire,
È difficile pensare che uno in un momento solo possa fare un esame di coscienza di tutta la propria vita e dire ho sbagliato questo, questo e questo. Però avere il senso, l'idea che tutto è sbagliato, che vorrei che fosse esattamente il contrario, questo potrebbe essere già il punto di appoggio per la leva di Dio per rivoltare la situazione per l'eternità di quell'anima. Perché nulla è impossibile a Dio. Non che noi dobbiamo far conto sull'ultimo minuto, perché all'ultimo minuto molti rimangono fuori. Ricordate la parabola delle cinque vergini, no? Le stolte, le sagge, e dici in tutto, quelle vanno fuori perché all'ultimo momento vogliono riparare, non riescono a entrare e il Signore dice non vi conosco e rimangono fuori. Quindi chi conta su questo e prende alla leggera Dio in qualche modo è molto responsabile. Però noi dobbiamo e possiamo pregare in un modo misterioso con cui Dio può raggiungere all'ultimo momento o quando tutto sembra impossibile, disperato, anche durante la vita, che una persona cambi. Ci sono tante persone che sono cambiate nel corso della vita rivoltando completamente il loro destino. Uno di questi, faccio un esempio chiaro a tutti, è San Francesco d'Assisi. Ricco, giovane, promettente, borghesia nascente, gli mancava il titolo di nobiltà perché all'epoca andavano d'accordo le due cose, si fa pagare il cavallo, l'armatura, vuole andare in guerra per conquistare col merito militare il titolo nobiliare, fallito in tutto. Rimane la sua conversione misteriosa durante una prigionia avvenuta nel prigioniero dei Perugini, e si ammalò gravemente e lì capì. E quel giovane ricco promettente che aveva tutto, rigettò tutte le ricchezze davanti al vescovo, che era giudice anche della città, lascia tutte le cose di suo padre, si spoglia nudo, il vescovo lo copre col suo mantello e inizia quello che è la grande epopea dove lui serve Madonna Povertà, la Signora Povertà, perché in questa trova la via del distacco per amare più intensamente Cristo. Poi sappiamo delle stigmate che lo caratterizzano, perché si uniforma sempre di più a Cristo. San Francesco è la storia di un miracolo di conversione. È nel mezzo della sua via, nel mezzo della via non quando tutto le speranze erano finite ed era anziano, ma era ben giovane e poteva fare tutto. Ma Dio lo ha ridotto con la sofferenza alla ragione per fare di lui un santo, un'altra, senza rifare la storia, Sant'Antonio il Grande, oppure San Paolo, anche egli. No. Come può Dio raggiungere, grazie alle sofferenze di altri che le offrono, alla grazia di un impenitente? Noi non lo sappiamo. Ma ci lascia lui stesso con le sue parole la speranza che le vie di Dio sono infinite e nulla è impossibile a Dio. Sia lodato Gesù Cristo.